E dopo tanto tempo torniamo a parlare dell'avvocato Sandri. Infatti Mimar, perché non ne hai più parlato? Perché lui ha continuato la sua battaglia, è andato in profondità e purtroppo ha toccato temi che su YouTube verrebbero censurati e per questo motivo non ho potuto parlarne. Però ciò che ha scritto questa mattina, 4 dicembre 2023, sul suo canale Telegram, merita attenzione. Vicini al KO della narrativa sulla diffusione del virus. L'1-2, assestato dai tribunali nelle sentenze di questi giorni alla legittimità degli obblighi della pozione per personale scolastico e personale sanitario, non è che l'inizio della controffensiva che travolgerà Draghi, Speranza, Conte e tutto il caravanserraglio degli schiavi del potere che ha imposto un obbligo che non si poteva nemmeno rispettare. Ogni cittadino italiano che ha subito una imposizione illegittima o che è stato privato del lavoro per non aver ottemperato ad un obbligo illegittimo sarà risarcito di qualsivoglia danno patito e lo sarà da ciascuno dei soggetti che è stato responsabile di aver causato i danni. Non pagheranno i contribuenti i danni, ma le tantissime persone fisiche che li hanno causati direttamente con i loro comportamenti e che hanno un nome, un cognome ed un patrimonio personale sul quale potersi rivalere. La verità è in marcia nei tribunali e presto si manifesteranno sempre più numerosi giudici senza paura che cancelleranno i loro colleghi codardi e di che hanno imperversato sino ad ora. Wow, bellissime le parole dell'avvocato Sandri. Come si possono non condividere? Sta venendo fuori la verità ed è giusto che a pagare siano coloro che hanno causato il danno. Perché deve pagare sempre Pantalone? No! E poi c'è l'articolo 28 della Costituzione che dice chiaramente che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Loro sono direttamente responsabili e quindi perché dovrebbero pagare i contribuenti? Chi mi segue sa che dall'inizio ho sempre detto siamo dalla parte della verità e vedrete che alla fine vinceremo noi e le sentenze degli ultimi giorni mi stanno dando ragione. Poi adesso ci sono le parole dell'avvocato Sandri. Robertino, prepara il portafoglio. Mr. Draghi, prepara il portafoglio. Giuseppe Conti, prepara il portafoglio. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.